ragazzi, benvenuti in questo video. Siamo qui di nuovo con voi. Dovevamo andare a fare, oggi è domenica, dovevamo andare a fare una gita e portarvi in un parco, però purtroppo si è messo a diluviare all'improvviso e abbiamo preferito. Sì, c'era tanto vento. E quindi abbiamo preferito fare questa cosa qui, che tra l'altro era già in programma, di presentare alcuni prodotti tipici che si trovano nei supermercati inglesi, in questo caso Tesco, perché no, l'abbiamo qua vicino a casa. E qui presenteremo una serie di prodotti tra freschi e anche a lunga conservazione, tra cui formaggi, degli affettati, dei prosciutti, delle bibite, delle bevande, e poi invece in un secondo momento vedremo i prodotti a lunga conservazione come dolci, queste cose qui, anche gluten free. Adesso lasciamo spazio ad Anna, come sempre. Avevamo pensato che magari può essere interessante per chi non è mai stato qui vedere cose che magari nei supermercati italiani non si trovano. Come prima cosa assaggiamo il cheddar delle isole Orkney, che è un arcipelago scozzese. Questo formaggio è un IGP, quindi lo fanno solo lì, con il latte delle mucche locali, che sono libere di pascolare. Comunque è un ambiente abbastanza pulito, essendo un arcipelago molto a nord della Scozia. È un formaggio da una colorazione un po' diversa da quelle che siamo abituati noi, perché è leggermente arancione. Questo qui più arancione. Orkney Island. Questo qui invece è il Blue Shropshire. E questo invece è il Blue Stilton, mio preferito. Il formaggio delle Orkney Island è abbastanza consistente, però è anche molto liscio, si può dire. Loro dicono smooth. Smooth. È liscio, assaggiamolo. È molto buono. Questo tra l'altro, noi di solito lo facciamo, ci sono anche dei pezzi più grandi che sono comunque formato convenienza, se si può dire, e si possono fare tagliarli a fette, quindi sono perfetti per fare panini e noi di solito lo facciamo così. Questo è completamente diverso, io non l'avevo ancora assaggiato, è completamente diverso dal cheddar, diciamo quello classico, di convenienza che si trova al supermercato. C'è il Mijo che ha visto i formaggi e li ha sentiti più che altro. No. È scatenato. No. Assaggiamo questo formaggio. Completamente diverso dal cheddar a cui siamo abituati. È saporito, salato, aromatico. Pila? Cosa vuoi? Un altro pezzo. Bello. Cremoso. Ma anche forte come gusto. Dicono di solito lo fanno maturare tra i 6 e i 18 mesi. Molto buono. È buonissimo questo. Molto buono. Il Blue Stilton, passiamo a questo formaggio qui che è eccezionale secondo me. Questo ricorda anche molto il gorgonzola per la sua forma e per l'aspetto, per le venature, no? È un formaggio che è erborinato, è un DOP, un formaggio d'origine protetta, tipico inglese. Lo fanno per essere
Blue Stilton, per essere chiamato Blue Stilton, essendo un DOP, un DOP, quindi deve essere prodotto essenzialmente nelle aree del Derbyshire, Nottinghamshire o Leicestershire. Solo in queste zone che non distano molto da noi, tra l'altro, perché ci si arriva, se no, in un'oretta di macchina. Io questo formaggio lo preferisco molto, da quando l'ho scoperto, al gorgonzola. È più forte come gusto, essendo anche più duro, è un po' farinoso, nel senso che quando lo tagli si sbriciola un po' tutto. Mi dicono crumbling, infatti... Guardate, si sta sbriciolando. Si sbriciola, è duro rispetto al... Perché è duro, esatto. Ed è perfetto, se ci pensate, anche con le marmellate di cipolla che io adoro. Oppure se volete abbinarlo al miele, che tra l'altro sta anche bene con questo tipo di prosciutto qui, un po' di pane ed è un bellissimo o buonissimo starter, come dicono qui. Comunque è buono. Io non vado matta per i formaggi arborinati. Con dei pezzetti così sono perfetti, perché noi ci facciamo le piadine quando non abbiamo tempo la sera. Alcuni pezzetti messi lì che si sciolgano sono... Questo con le noci che sta molto bene. O con le noci. Eccezionale. Adesso passiamo al Blue Shropshire, che è questo formaggio qui, è sempre erborinato come il Blue Stilton, che mi sono già pappato tutto, come sì, il Natale. Sì, Marco si è già pappato tutto lo Stilton. Troppo buono. Allora, questo formaggio ha una storia un po' particolare, direi quasi simpatica, perché è stato inventato recentemente, mi sa che erano gli anni 70, da un produttore già di Stilton che nella contea di Inverness, quindi siamo in Scozia, non so perché fosse andato lì a fare questo formaggio, però la storia vuole appunto che questo formaggio, nonostante si chiama Shropshire Blue, quindi originario della contea dello Shropshire, dove crescono delle buone carote di solito, non si sa come mai, questo formaggio sia stato fatto in Scozia con lo stesso bacillo che viene inoculato nello Stilton. Tuttavia hanno aggiunto un colore, che è l'annatto, per dargli una colorazione leggermente arancione e creare un formaggio abbastanza simile, sia per consistenza che forma e sapore, però diciamo che il Blue Shropshire è più cremoso. A me piace di più questo qui. Anche qui, come potete notare, in base alla consistenza si sbriciolano questi tipi di formaggi. Sì, sono molto sbriciolosi. Facciamo vedere, prendi pure il pezzettino, andiamo dai nostri amici a far vedere questo formaggio che è buonissimo. Molto molto cremoso. Lo Stilton è sparito intanto. Colpa mia. Questo è veramente cremoso. Molto molto buono. Vagamente piccante come lo Stilton, però più morbido e cremoso. Ecco, questo per esempio, secondo me, è più vicino al gorgonzola. Sì, perché è un po' come... Dopodiché, cosa facciamo? L'ultima cosa che assaggiamo è il prosciutto. È un prosciutto che viene semplicemente rotolato in delle briciole, tipo una panatura. Questa qui è gluten free, quindi posso mangiarla anch'io. Altra bella cosa, Quindi una cosa che faremo è semplicemente appoggere un pezzetto di formaggio E una fettina di prosciutto. E fai gli involtini. E te lo pappi tutto. È buonissimo. Tra l'altro, avete visto la busta? Faccio? Vado? Vai! Oh. Grande Anna! Buonissimo! Tra l'altro, questa busta era in offerta perché di due buste sono 125 grammi. È abbastanza caro. Per 2 pound, scusate, per 3 pound. Due buste a 3 pound. Oggi di solito preso... non lo compriamo perché a Natale, di solito, quando vendono tutta la forma di prosciutto intera, tutta avvolta nella panatura senza glutine, ed è simpatico perché poi lo si taglia a fette un po' grosse. Mirtilli? Con la marmellata di mirtilli rossi è molto buona. Marmellata di mirtilli, questi formaggi qua, fate dei piattini che sono eccezionali. Ma ce l'abbiamo la marmellata di mirtilli? Mettiamo un po' di marmellata di mirtilli rossi sul piatto e poi ci mangiamo il prosciutto con la marmellata di mirtilli rossi. Facciamo che può fare schifo a tanta gente, però a me è un abbinamento che piace molto. Abbiamo tutto a portata di mano. Frigo, bocca, la bocca, tutto. Si fa così?
fa così, si prende un po' di marmellata. Sì. E poi si mangia. Come diciamo noi, si fa sproccia su. Sta proprio bene. Sì, buona. Vuoi? Anch'io sì, preparalo tu che sei più bravo. Vai a fidarti. Mi dai, mi fido. Ok, insomma, cos'è quello? Formaggio, tutto insieme sono. Sì. Tanto io sono, vi ricordate, no? Il lavandino. Buono. Eccezionale. Gli italiani che ci guardano dicono che questi si sono proprio. Questi sono bevuti il cervello. Però a me piace. Quel pezzettino lì lo ammazziamo. Può finirlo tu. Eh sì ragazzi, noi mangiamo e voi ci guardate, più bello di così. Ma per loro non so quanto bello sia esattamente vedere due. No, però questi sono, è una, diciamo, se si può dire, una parentesi di quello che si trova qui. Queste sono le cose che piacciono a noi chiaramente e che abbiamo trovato buone, simili anche per gusto un po' al nostro, diciamo, sul Veneto, cose così. Oddio, a parte la marmellata. A parte, va bene, la marmellata, ok, però io ogni tanto con i miei amici. Quando eri giovine? 25 anni fa. Quando era un fanciullo. Quando ero, esatto, che a 20 anni mi mangiavo 2 pizze famiglia. Andavo nelle enoteche, no, nostrane lì, chiaramente parlo in Veneto, ma in tutta Italia ci sono, dove ti preparano i piatti di formaggio, a me piace tantissimo, chiamato anche orologio, detto orologio perché ci sono tutti i tipi di formaggi che puoi assaggiare con tutti i tipi di salse, mieli, marmellate da abbinare, dal più duro al più tenero, al più stagionato, al più forte. Io è una cosa che adoro, per me è già un pranzo, mi basta, è una cosa buonissima. Adesso diciamo che per sgrassare le fauci, sì. Passiamo al sidro. Anche abbiamo preso questo tipo di sidro, ce ne sono moltissimi qui, sì, diciamo, intanto che perché proprio... è la, come si può dire, la bevanda inglese, chiamiamola la bevanda inglese, perché è vero, c'è anche la birra, ci sono tanti. Birra va per la maggiore comunque. Ovviamente, questa è una cosa un po' più particolare. In particolare abbiamo preso questo tipo di sidro perché la data del casato, come si può dire, della ditta è della 1728, quindi è tantissimo, da tantissimo tempo che lo fanno. Guardate un po' qui la data. E poi anche come bottiglia è particolare. Notiamo che tra l'altro fa come grado alcolico, non ce lo dici, 5,5. È mica poco, quindi è giusto un assaggio, anche perché non sappiamo. Sono buoni, però costano anche. Aspo cider. È fatto con le mele del Suffolk. Mele verdi del Suffolk. Ricordiamo che le mele per fare il sidro non è che vanno mangiate, perché se ne assaggiate una rimarrete abbastanza delusi. Non sono mele dolci, sono mele molto aspre. Già. Guardate ragazzi che colore. Bellissimo. Sembra vino, sembra spumante. Sembra, sì, dall'apparenza guardandolo sembra spumante, infatti... Ha un po' il retrogusto di un prosecco, secondo me. Già. A me che il prosecco non piace assolutamente. A me non so perché, ma tante cose italiane non piacciono. Siamo strani noi. Quindi ha un... Qua lo dicono proprio... Dicono paglia chiara. Non so, io so. Aroma fruttato e floreale e gusto da mele fresche. Intanto io devo portare lì i piatti, perché altrimenti i gatti... Assaggiamo. veramente wow. Un profumo, ma si sente floreale. Già. Com'è? Buono. Cavolo. Beh, non è così secco come mi aspettavo, perché l'ultima volta che ho bevuto un po' più un sidro Aspo sono rimasta abbastanza medium dry.
Ok, questo non è molto secco come altri che ho assaggiato della Aspo. Questo è mediamente secco, quindi un demi-sec. Ok, medium dry. Buono, questo è buono. Leggero. Io vado piano col bere, diciamo, alcolici. Noi non beviamo più, almeno adesso che ho passato i 40 vado un po' piano. Cioè, mi piace ancora la birra, bevo, sì, assaggio, ma proprio assaggio. Non, è più una degustazione. Non bevo più, non mi interessa più. Comunque è un bel voto, direi che è un bel 7,5-8 a questo... Ah, sì, sì. Anche la bottiglia è molto bella. A questo sidro. Buono. Veramente. Ok, passiamo invece... Passiamo alle bibite. Alle bibite. Allora, perché queste bibite... Allora, innanzitutto abbiamo preso le lattine perché non potevamo comprare le bottiglie, costano di più, è giusto l'assaggio. E poi abbiamo trovato veramente interessanti questi gusti freschi. Noi di solito non compriamo bibite gassate, soprattutto non compriamo bibite delle multinazionali, se possiamo evitare. Già. Quindi di solito preferiamo compagnie magari meno note. Comunque qui localmente, Fentimans è molto conosciuta soprattutto per i cordiali, ossia quelle, anche da noi ci sono gli sciroppi, ne so, di menta o di cedro che si diluiscono d'estate in acqua. Anche Fentiman fa i cordiali e ultimamente fa anche le bibite gassate, è un produttore che è dal 1905 che fa bibite e adesso ha queste buone bibite gassate. A noi piace particolarmente il Sambuco. Buono. Quindi fiori di Sambuco, non bacche. Questa è la mia preferita, è la limonata alla rosa. È particolare, è fresca, ma ha anche proprio olio di rosa pura dentro. Quindi risulta abbastanza dolce allo stesso tempo, nonostante sia una limonata. E poi a Marco piace? Sì, questa è l'alternativa alla Coca-Cola, in pratica. Qui abbiamo, si chiama Curiosity Cola. È buona, non, ovvio che costano magari un pelino di più, sì, per costano carità. Di più, noi le prendiamo quando sono in però, offerta. Però visto che noi non prendiamo quasi mai bibite, quasi la nostra cucina e soprattutto le bevande, acqua, tè, fine. No, diciamo che queste vale la pena prenderle se si vuole evitare, che ne so, le bibite classiche, quelle che troviamo in commercio, che hanno l'acido ortofosforico. E vi assicuro che è bene non berle. Io ho lavorato per un periodo nell'ufficio di una ditta che produce bibite. Ho visto le ricette, le composizioni, ho visto anche esattamente il magazzino di stoccaggio. L'acido ortofosforico arriva in delle taniche con dei simboli di pericolo chimico, quindi comunque ad alte quantità l'acido ortofosforico è dannoso. È un corrosivo. Logicamente nelle quantità in cui viene usato nelle bibite non risulta allo stesso modo dannoso, tuttavia sappiate che comunque ha un elemento chimico. Noi magari invece delle classiche bibite più famose che si trovano sugli scaffali dei supermercati, se proprio dobbiamo bere qualcosa di gassato, preferiamo di gran lunga comprare qualche prodotto alternativo che possono essere i prodotti del commercio ecosolidale, che anche loro hanno delle bibite gassate, oppure come in questo caso le bevande della Fentimans, soprattutto la cola, non hanno l'acido ortofosforico, che sappiamo non essere tra le cose migliori da introdurre nel nostro organismo, e sono a base di estratti botanici naturali, quindi evitiamo quelle cose chimiche di sintesi che non fanno molto bene. Sono pro e contro, anche qui si sa che ci sono studi che dimostrano tutto e il contrario di tutto. Secondo noi, se proprio bisogna avere una bibita gassata e con dello zucchero, almeno che sia di qualità. Sì, è la nostra filosofia, diciamo, una delle nostre filosofie di vita su tutti i prodotti della casa, tutto quello che compriamo, sono, intanto, non lo compriamo se non ci serve. È assurdo. Si buttano i soldi in più, ci riempiono di cose. Seconda cosa, quando lo compriamo deve essere di qualità e cerchiamo sempre di evitare di comprare le cose dalle multinazionali, preferiamo sostenere un'economia locale diversificata magari. Certo. Sì, certo che non tutto è possibile minimi chiaramente sì. Poi
andiamo a pensare alle farine che magari sono tutte dei soliti noti, quindi sì, si cerca nel piccolo di fare scelte un po' più sane, sì. E vuoi assaggiare una bibita? Sì, allora io direi di assaggiare la limonata. Lo sapevo. Alla rosa. Ti avrei scommesso. Vuoi prendere un altro bicchiere, magari tu... Sì, questo qua non è però usato. Vuoi che vada a prendere la mucchina? No. Non si trova più con Martino. Non c'è più la mucchina, almeno qui sono diventati matti. Guardate che bello, è trasparente. Sì, non ha coloranti, quindi... Andiamo a farlo vedere ai nostri amici. Adesso mi cade. Beh, limonata alla rosa. Limonata alla rosa. Con estratto di rosa pura. E sa di rosa. È frizzante, ma non troppo. Quindi non pizzica il naso. E non è troppo aggressiva. Mi piace, è molto delicata. Rose Bulgarian rose. Rose bulgare. Mamma mia, che fresco! Vero? C'è anche un estratto di zenzero. Ah, ecco. Caspita. Limone, arancia e rosa. Anche limone si sente. Buono. Adesso facciamo una piccola pausa perché mangiamo veramente qualcosa, perché ormai ragazzi, è luna. Volete vedere che ora è per fare questo video? È luna. Vi facciamo vedere che ore sono. È l'una e 10, noi dobbiamo ancora mangiare, questo è il nostro bel set, ho dovuto tenere a bada i gatti, come sempre. Mangiamo ragazzi. Ecco ragazzi, come avete visto, per noi è l'una e 10, adesso noi ci salutiamo qui e come sempre vi ricordo di passare a trovarci in Instagram, se volete rimanere aggiornati. E chiaramente se potete e se vi piacciono i nostri video lasciateci il like e iscrivetevi al nostro canale e noi ci vediamo. Ciao! Alla prossima! Ciao ciao! Ciao ciao! Salute! Cheers!